Con l'acqua alla gola per colpa dello Stato, è una delle frasi riportate negli striscioni affissi di fronte a Palazzo Leopardi, sede della regione, per ribadire la contrarietà alle aste. I balneari continuano a protestare contro la rivoluzione annunciata dal governo sulle concessioni demaniali, futuro a rischio, investimenti azzerati e migliaia di imprese, di cui la maggior parte a conduzione familiare, che avrà durissime conseguenze economiche e sociali. Queste imprese, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Carlo Ciccoli, presente al sit-in, dall'oggi al domani si vedranno sottratti gli sforzi compiuti per anni per rivalutare le nostre coste e fornire un servizio professionale. Con la messa all'asta delle concessioni dal 1 gennaio 2024, ha proseguito, si certifica il fallimento della politica italiana di questi ultimi anni. Nelle Marche sono oltre 550 le imprese balneari attive che danno lavoro a più di 2.800 addetti, con migliaia di altri posti di lavoro nell'indotto. Ad incontrare manifestanti anche il governatore Francesco Acquaroli, a cui i balneari hanno chiesto sostegno. Intorno al turismo balneare si è sviluppata un'eccellenza che coinvolge le imprese che gestiscono le aree demaniali e un'eccellenza che però si riversa sul territorio con il coinvolgimento dei territori di tutte le filiere. Penso a quelle enogastronomiche, ma non solo quelle enogastronomiche. Il timore è che il cambio al timone di queste imprese possa portare delle logiche che nulla hanno a che vedere con il nostro territorio, che nulla hanno a che vedere con la nostra storia, con la nostra dimensione, con la nostra cultura, con la nostra economia. E come è successo in altre epoche, per altri settori, si rischia veramente di fare dell'autolesionismo alla Regione Marche, ma a un comparto che invece è un comparto trainante in Italia. Cosa può fare la Regione Marche? La Regione Marche può, coerentemente alla sua posizione, essere vicino a queste imprese e ricordare nelle sedi competenti, che sono quelle delle conferenze delle regioni, quella che potrebbe essere una soluzione, cioè chiedere la mappatura delle aree demaniali e verificare i requisiti per l'applicazione della Bolkestein, che è, o dovrebbe essere, il requisito essenziale per poter poi parlare di aste. Se non c'è questa mappatura, ci risulterebbe essere una forzatura che sottintende una natura di altro genere.